romano ci teneva tanto a dimostrare la superiorità della Roma sulla Lazio, ci teneva tanto. Ripeto a Totti, Francesco! Totti, 1-0! La Roma di Zeman gioca un calcio spettacolare che conquista il suo pubblico ed incanta tutta Italia. Ma non vince anche perché si scontra con un sistema calcio che non glielo consente. Troverà dei nemici dei quali in seguito si occuperà la magistratura e il tecnico boemo denuncia tutte le ombre di quel calcio, pagandone in prima persona le conseguenze. Franco Sensi appoggia Zeman e farà di quelle stesse battaglie una ragione di vita. Capisce però che per vincere deve cambiare allenatore. Il tecnico boemo si è esposto troppo. Allestisce una grande Roma e l'affida a Fabio Capello. Capello è un grande allenatore che ha vinto tanto, ovunque è andato ha vinto, perché penso che in questo lui sia il numero uno a farsi comprare i giocatori, a volere i giocatori importanti. Poi è anche fortunato, l'allenatore fortunato ci vuole anche nel calcio. Don Fabio è l'uomo giusto. Dopo una prima stagione d'assestamento, l'anno successivo Capello dispone di una rosa di primissimo livello ed affianco a Totti, sempre più leader della squadra, può fare affidamento su giocatori del calibro di Emerson, Samuel e Batistuta. Dopo 18 anni, la Roma è di nuovo campione d'Italia. Un'intera città è pazza di gioia e Francesco Totti è oramai per tutti l'indiscusso re di Roma. Il giorno dell'incoronazione è il 17 giugno del 2001. Probabilmente con l'Olimpico per Roma-Parma, Riccardo Cucchi. L'Olimpico interamente giallorosso, 75.000 spettatori che fremono, che vivranno i 90 minuti più lunghi del campionato. È il giorno dello scudetto. L'atmosfera è elettrizzante, davvero la squadra sarà trascinata dal calore, dall'affetto, dall'euforia dei suoi tifosi che vogliono un titolo che manca dal 1983. L'Olimpico è spettacolare, non ci sono tifosi parmigiani, nessun settore è stato loro riservato, non c'è un solo metro libero. Difficilmente ricordiamo uno spettacolo di pubblico come quello che stiamo vivendo qui dall'interno del catino dello Stadio Olimpico e stanno offrendo, come tu ricordavi, i tifosi della Roma. Ma adesso Stefano Braschi sta guardando i propri collaboratori. Roma-Parma sta per iniziare la linea per la radio cronaca diretta. Riccardo Cucchi. Si gioca da un secondo. Perfetto da parte di Candelà, che ha amministrato benissimo il pallone all'altezza del lato corto dell'area di rigore della formazione del Parma. Ha messo in mezzo, palla bassa, è arrivato potente il destro di Francesco Totti, palla sotto la traversa. Roma in vantaggio col Parma per 1-0, sono 19 minuti trascorsi a della linea. Battistuta, la palla area di rigore, batte con il destro, respinge Buffon, entra Montella per il 2-0, sulla corta respinta del portiere del Parma. Montella implacabile, mette a segno la rete del 2-0, esplode la gioia dell'Olimpico a Montella nel consueto verso dell'aeroplanino, si pone sotto la curva sud per festeggiare insieme ai suoi tifosi. 39 minuti nel secondo tempo, Roma 2 Parma 0. Mentre i tifosi raggiungono anche la tribuna stampa, ormai non ci sono più barriere, abbiamo visto anche bottiglie di champagne stappate proprio qui sotto i nostri occhi in tribuna e brindisi al terzo gol, quello di Gabriel Batistuta. Il fischio finale da parte di Braschi in questo istante, la partita finisce con qualche minuto di anticipo. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001. Il titolo tricolore, il terzo della storia giallorossa, arriva all'ultima giornata, ma soprattutto dopo un campionato letteralmente dominato dagli uomini di Fabio Capello. È invasione, invasione di campo. Va il scudetto sul più meritato. È stato un anno fantastico, un anno che si vedeva che eravamo forti, che eravamo un gruppo solido, un gruppo che aveva voglia di vincere,
un gruppo molto affiatato, perciò sia in campo che fuori andava molto d'accordo e penso che questo fa sì che si possa arrivare fino in fondo, poi avendo grandi campioni di squadra che fanno la differenza, una cosa in più. Francesco è ormai per tutti il giocatore più importante della Serie A. Glielo riconoscono anche gli avversari. In quegli anni la Roma di Capello ha una rosa fra le più competitive d'Europa e Totti ne è l'emblema. A fianco a lui gioca Cassano e i due insieme regalano gol e giocate straordinarie. Ma è l'epoca della Juve di Moggi, Giraudo e Bettega e malgrado il valore assoluto della squadra, i giallorossi raccolgono molto meno di quello che meriterebbero. Pur sfiorando due scudetti, a Roma non arrivano trofei. Nonostante le prestazioni straordinarie, sul banco degli imputati finisce proprio Francesco Totti, che secondo alcuni è il male oscuro della Roma. Il capitano diventa bersaglio di cattiverie e critiche che vanno ben al di là dell'aspetto professionale. Io credo che la cosa importante da capire è quanto Totti possa ancora dare alla Roma. Secondo me è poco, anche proprio in termini di qualità. Ormai di Francesco Totti calciatore abbiamo perso le tracce, perso le tracce, perso le tracce. Ormai è un divo, scordiamocelo come calciatore perché penso che abbia attaccato gli scarpini al chiodo. Lascio che le cose ora succedano. Qui poi, come sai, scoppiata sta cazzo di grana di questo imbecille di Totti. E che cos'è Totti? Un fenomeno romano? Che cosa siamo andati a fare in Giappone con Totti e all'europeo con Totti? Lui se ne approfitta di questa bontà dei romani, se ne approfitta degli ingaggi che prende, se ne approfitta di poter prendere a calci in culo i suoi compagni. Ormai di Francesco Totti calciatore abbiamo perso le tracce. Totti che fa così col pollice, sai ce le fa col pollice? Sai ce le fa col pollice, sai ce le fa col pollice. Decisiva in due o tre partite, e invece uno con il contratto di Totti dovrebbe essere decisivo tutta la stagione. Quindi bisognerà fare dei ragionamenti anche da questo punto di vista. La centralità di Totti nella società e nella squadra corrisponde a quello che Totti effettivamente dà? Secondo me no. Delle volte mi capita di vedere Totti calciatore e mi ricordo che lo fa. La Roma ha già dato molto senza Totti, non è soprattutto in una partita, peraltro sappiamo che le grandi partite non sono mai state il suo punto forte. Totti ha obiettivi di squadra ma anche personali e quindi non c'è spazio per un centravanti. Quest'anno hanno tentato la carta Adriano, poi hanno visto che era un fallimento totale, hanno provato con Boriello, quindi un giovane fresco, aitante e facile al gol, e adesso se lo sta mangiando. Sembra veramente la Medusa, la mantide quasi del Totti di questa Roma.
decisiva in due o tre partite. Ormai di Francesco Totti calciatore abbiamo perso le tracce. Quanto Totti possa ancora dare alla Roma? Che cosa siamo andati a fare in Giappone con Totti e all'Europeo con Totti? Se ne approfitta degli ingaggi che prende, se ne approfitta di poter prendere a calci in culo i suoi compagni. Sono gesti vili, perché okay, c'è la violenza dura, di scontro c'è lo sputo in faccia e si scappa, sì, c'è lo schiacciare l'avversario a terra e ci si toglie. Dico che basta, sennò si costruiscono finti miti. Forse l'intento di molte di queste critiche è convincere Francesco ad abbandonare Roma. Ma il risultato, al contrario, è di compattare ancora di più il capitano e la sua città. A Roma, Francesco è amato e protetto dalla sua gente. C'è stato un momento che ho deciso di andare via da Roma e la rotta era verso Madrid. Ormai non avevo più un buon rapporto con la gente, ormai mi avevano etichettato un giocatore normale, non ero mai decisivo, non ero il capitano ideale per tante persone. A me personalmente mi ferirono, però alla fine anche parlare con alcuni amici, con la famiglia, mi hanno aiutato a ripensarci. A ripensarci e a dimostrare il carattere che avevo dentro, perché alcune volte non l'ho mai tirato fuori, non l'ho fatto mai vedere. E giocare con la Roma, essere campione della Roma, rimanere sempre come un giocatore della Roma, per me era un sogno che sono riuscito fortunatamente a realizzare, e questa è diventata una sfida più che fare bene a livello internazionale, lo volevo fare anche con la Roma. Nel raccontare la carriera di Francesco Totti non si può prescindere dal suo rapporto con la nazionale, fatto di momenti esaltanti, di grandi successi, ma anche di spietate e il più delle volte ingiuste critiche. Allora lo chiamavo Stella, io ci credevo tanto che poteva affermarsi a grossi livelli, e penso che poi l'ha dimostrato. Magari la prima convocazione in nazionale era un po' a sorpresa per me, no, perché aveva dei mezzi, si vedeva. Poi resta, penso che oggi è considerato il miglior giocatore italiano e penso che è anche giusto. Nella sua carriera in nazionale Francesco Totti ha incontrato Zoff, Trapattoni e Lippi, tutti allenatori che prima di sedersi sulla panchina azzurra sono stati legati a club storicamente rivali della Roma, quali Juventus, Inter, Lazio. Eppure ognuno di loro non ha potuto fare a meno di mettere Francesco Totti al centro del proprio progetto legato alla nazionale. L'esordio con la maglia azzurra avviene il 10 ottobre del 1998. Francesco ha soli 22 anni. Il tecnico della nazionale Dino Zoff, e l'occasione è la gara di qualificazione a Euro 2000 contro la Svizzera. L'Italia si qualifica all'Europeo anche grazie alle giocate di Totti. Nel gruppo che parte per l'Olanda, ovviamente, c'è anche lui. La giovane età e il legame del CT con la Juve lasciano però pensare che il titolare sarà Del Piero e che per Totti ci sarà poco spazio. Sorprendendo tutti, nella partita d'esordio contro la Turchia, invece, Dino Zoff schiera titolare il capitano giallorosso, lasciando Del Piero in panchina. L'osservato speciale Totti è partito a razzo, facendo la spola tra il centrocampo e Inzaghi, unica punta. Non si rifugia mai nel passaggio di comodo, ma prova sempre la giocata in verticale. Da quel momento il giovane talento romano prenderà per mano gli azzurri, portandoli fino alla sfortunata finale contro la Francia. A filtrare il pallone per Totti, che la protegge. Colpo di tacco splendido a favore di Pessato, parte il cross!